cerchio, quindi a prendere il diametro e la distanza, quando superiamo i 160, quindi arriviamo, superiamo la flangia del mandrino e andiamo verso la flangia moto, la macchina capisce automaticamente che stiamo parlando di una moto. Invece di fare l'equilibratura dinamica, la fa in statico direttamente, quindi solo un peso centrale. Dopo 160 è possibile aumentare la distanza manualmente 5 passi alla volta, non un passo alla volta, quindi ci agevola, invece di diventa più veloce. Che è sotto, sono lontano dalla ruota da moto, no? Quindi la macchina capisce che noi stiamo facendo una macchina, un'auto, una ruota da auto. Quando andiamo a modificare le dimensioni, questa distanza fa un passo alla volta, cambia un passo alla volta. Invece quando noi andiamo a prendere la distanza, scusami, devo sempre uscire, la distanza da moto, quando andiamo a cambiare, cambia 5 passi alla volta, vedi? Era 2,65, è andato 2,70, poi farà 2,75, questo per agevolare, per essere più veloci. Un'altra cosa, è acceso solo il LED centrale, che vuol dire che siamo nella funzione statica, perché le moto, sì, l'equilibratura moto viene quasi sempre fatta in statico, un solo peso centrale. La ruota, vedi che gira da sola perché ha dei cuscinetti. Per far sì che giri insieme al mandrino, la blocchiamo così, così gira tutto insieme. Andiamo a prendere la posizione, proviamo a fare così. Andiamo a prendere la posizione, vediamo che non arriviamo ad andare a contatto col cerchio. Dobbiamo utilizzare il nostro distanziale di 70 mm e andare a prendere una posizione. Quindi il valore che ci darà la macchina, dobbiamo aggiungere 7 cm. Dopo andiamo a vedere il diametro, la presa in automatico, la larghezza, 4 corrisponde, possiamo anche cambiarla, ma corrisponde. Quindi premiamo start, dai 20 grammi, pesa di sinistra. Premiamo la lente, ci dà il peso effettivo. Quando i LED sono tutti accesi, premiamo il freno, se vogliamo tenerlo frenato, e applichiamo il peso a ore 12 nel centro del cerchio, perché è nell'equilibratura statica. Dopo premiamo start,